Buongiorno ragazzi! Allora, oggi registro questo vlog perché vado a vedere i tabelloni della scuola. Ora vi mostro anche il mio outfit. Allora, il look completo è questo. E ho questa maglia qui di Zara che mi piace tantissimo. Questa gonna in finta pelle di Stradivarius con queste tasche enormi. E queste scarpe, queste slip-on. Sempre in finta pelle di Vizi e Follie e questo zainetto in finta pelle di Stradivari. Come gioielli ho questo anello dell'amorellato, molto grosso, molto bello, e questo anello qui che da tanti anni fa nero, in realtà aveva dei disegnini molto semplici, e questo orologio qui. E questi orecchini con le stelline super carine che mi hanno regalato, che lo mette bene a fuoco comunque queste. Ora vado a fare colazione e andiamo a farla da qualche parte. Siamo al Maker, spremuta e brioche alla crema. Preparazione per il Pride. Allora ragazzi, come vedete sono tornata a casa e adesso cucino io con mia sorella, molto probabilmente, anzi certamente, ma sono stata promossa senza debiti, sono molto contenta di ciò e sono super contenta di quanto mi ha messo in storia dell'arte, che è la mia materia preferita in assoluto, ovvero 9, infatti io puntavo al 9. E sono felicissima. Se mai dopo comunque vi dirò tutti i voti delle materie e tutto il resto. Siamo andati a scuola per 9 e un quarto e è mezzogiorno e online non sono ancora usciti i voti, non mi sono solo i tabelloni, quindi ottimo, ma va bene. Comunque adesso cucineremo, vediamo un po' cosa cucinare e filmerò un po' il tutto. Comunque, dopo la colazione ho leggermente ritoccato il prodotto qua sulle labbra. Da così. Piace. Poi abbiamo fatto anche un giro in centro, tipo da Stradivarius, Zara, e da Stradivarius ho provato una gonna midi con tipo fantasia tie-dye, una cosa del genere, ma non mi stava molto bene. Poi siamo andati da Zara. E avevo preso un po' di cose da provare perché ci sono un sacco di saldi, prezzi anche abbastanza buoni sulla roba, quindi se siete zona Zara vi consiglio di andare a dare un'occhiata, ma non li ho più provati perché c'era una coda infinita. Disastro. Ora chiudiamo. Ok, ora che l'acqua è a bollire, l'uovo è pronto, faremo un po' rosolare la pancetta. Ok, ho anche pesato la pasta, facciamo 300 grammi. Comunque prima vi ho fatto vedere anche l'altro disastro, ovvero girando l'uovo mi è caduto tipo qui e qui. Ok, poi ho smesso di usare la frusta e ho usato la forchetta perché era più veloce, era molto più comoda. Ok, come vedete ho messo la pasta, qua c'è la pancetta, l'ho coperta. Ora pulirò un po' il tutto, butto le uova, lavo le cose che ho utilizzato e poi apparecchio. Comunque alla fine sto cucinando solamente io, sono molto contenta di ciò, così faccio da sola, imparo un po' e ho messo questo grembiulino, giusto per dirvelo, comunque adesso dovrete iniziare a fare tutto. Prima il risultato finale è questo e poi a tavola nei piatti metterò il pepe. Ecco qua i piatti pronti.
la tovaglia è così, apparecchiato così, molto molto carini, e in questi due piatti ho messo il pepe. Comunque, scusate per la luce, ma è tutto buio, è tutto chiuso, ho solo le finestre aperte, ma le persiane chiuse. Abbiamo finito di pranzare, era molto buona, sono molto soddisfatta. Ora sono un po' nel letto a vedere qualche video, poi vedrò qualche serie TV, probabilmente su Psych. Allora, ho finito di vedere le puntate di Psych, che vuoi vedere comunque in generale di utilizzare il telefono per tanto oggi. Ho visto due puntate, durano 40 minuti l'una, quindi direi che ho dato un bel po' il telefono. Quindi ora sto mettendo via la prova stirata e dopo credo che leggerò un po', perché ieri ho iniziato un nuovo libro. E quindi, boh, mi ha preso un po', il titolo è molto bello, ovvero Non esistono ragazzi cattivi. E ieri ho letto l'introduzione e altre pagine. Comunque non ancora i primi capitoli del libro, quindi voglio assolutamente iniziare. Comunque appunto ora metto via tutta la roba stirata. Allora, il libro è questo di Claudio Burgio e appunto è Non esistono ragazzi cattivi. E non ho letto appunto, come vi ho detto, molte pagine, come vedete non sono ancora arrivata al capitolo 1, ma cioè non ho ancora iniziato, però appunto ho letto la prefazione e l'introduzione, un po' vabbè più avanti, e appunto oggi devo iniziare a leggere da qua. Ovviamente c'è questo segnalibro bellissimo. Poi se mi seguite su Instagram, se non mi seguite e volete seguirmi, questo è il mio nickname. Comunque ho sistemato un po' a camera e sistemandomi si è rotto questo porta washi tape che avevo creato in un video diversi anni fa e appunto andrebbe riattaccato, ma non c'ho voglia di accendere l'acqua a caldo, quindi è qua, ma è proprio brutto brutto brutto, anche perché ci sono altre cose che non dovrebbero esserci, quindi sembra super super incasinato. Allora ragazzi, sono le 5, alla fine oggi ho letto due capitoli di questo libro, non tantissimo, però vabbè, mi sta piacendo abbastanza. Come vedete mi sono cambiata, dopo lo specchio vi mostro l'outfit, ma comunque mi sono cambiata perché appunto stasera non sono a casa. E quindi sì, dovrò mettere qualcosa sulle labbra, credo rossetti come stamattina, quindi un rossetto di Wycon e il gloss di Kiko. E poi appunto avrò lo zainetto che avevo già stamattina, devo solamente metterci gli occhiali da vista e probabilmente i caricatori del telefono, basta. Allora, vi mostro velocemente l'outfit. Ho questa tutina qui di Terranova e una maglietta bianca, in realtà così, ma non si vede, sempre le slip-on. È molto semplice, tipo una salopetta diciamo, con il volant qua e dietro, molto semplice. E sulle labbra anche oggi avevo questi due prodotti. Ciao a tutti ragazzi, oggi è domenica e ieri non ho concluso il vlog perché ero stanchissima, infatti tornando a casa mi sono pure addormentata a macchia, quindi appunto non ho potuto concluderlo. Lo concludo qua dicendovi che se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video che escono una volta a settimana, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!